Bentornati sul canale Gaming Now. Continuiamo il gameplay di Dishonored 2. Procediamo la nostra avanzata all'interno della misteriosa e intricata villa meccanica. Un amuleto. Bene che ci sia voluto tanto, dire. Ombra rapida, la velocità di movimento in modalità furtiva è leggermente superiore. L'ordine oracolare è diviso. Sì, e come procediamo? Dobbiamo scendere giù. Ah, è qua. Cazzo, aspetta, non l'avevo vista sta zona. C'eri quasi poco fa, ma ora mi chiedo se davvero sai dove stai andando. Questo passo non mi raggiungerai mai. Condizionare Sokolo. È così. Il grande e potente Anton Sokolov non si degna di aiutarmi a creare la nuova versione del meccano soldato. Bene, ho un'altra soluzione. La mia macchina per l'elettroshock, che per anni è stato solo un progetto secondario, di scarsa utilità pratica, mi farà cambiare idea. Perché tanta crudeltà? C'è un'altra opzione, non proprio misericordiosa. Sempre ammesso che l'elettroshock di Jindosh funzioni. Jindosh ha creato una macchina per l'elettroshock che danneggia la memoria e le funzioni cognitive. Si trova nel suo laboratorio. Attenzione. Valutazione di navigazione 67. Fare configurazione camera di valutazione. Attendere. Adattamento all'ambiente. Avvio del protocollo di ricerca. A questo punto è attiva l'esplorazione. Alla registrazione indica un profilo criminale. Magari potremmo anche evitarli, questi meccanosoldati.
7. Oda dimostrerà la sua riconfigurazione camera di valutazione. Attendere. Ah, ok. Ci sono. Riconfigurazione annullata. Criminale. Fuga nemica avvenuta. Con successo. Potrai ammirare il prodotto di una mente presente non autorizzata. Il culmine delle menti armate. Registrazione raffredda. Senti, hai rotto cazzo. Ah, posso. Sokolov. Possibile? La giovane Emily Caldwin. Anton, risparmia le forze. Sono qui per portarti in salvo. Jyn Dosh ha in mente di costruire un esercito di meccano soldati. Sarebbe la fine. Farò visita anche a Jyn Dosh, vecchio amico. Morto. Ah, dobbiamo trasportarlo. Nota per Anton Sokolo. Mio caro Anton, spero che il rumore del meccano soldato all'esterno della tua cella non disturbi il sonno. Trovo che i suoi passi e quell'armonioso ronzio elettrico siano gradevoli, ma forse non per te. Soprattutto data la tua condizione, per cui la piastra a pressione che apre la cella è posta a una distanza incredibilmente allettante.
Prova a uscire dalla camera di valutazione come un vecchio ratto. Il tuo stoico guardiano ti schiaccerà. Grimaldi. Dobbiamo portarlo via. Sì, hai liberato Sokolov. E ora? Sarai più al sicuro nella carrozza, Sokolov. Poi farò visita a Jindosh. Anch'io. Cosa? Qualcuno è a terra? Oh! È tempo di riscuotere questa... Non serve fuggire! Nessuna pietà! Pronti? Ah! Non ci vorrà molto! Agli ordini! Fatela a pezzi! Dove cazzo arrivo? Vabbè, non vado da nessuna parte! Finalmente! Ok, ora partiamo. Ma scusate, quel soldato da dove minchia è arrivato? Ehi. Controllo nelle vicinanze. Cosa? Qualcuno è a terra! Cosa? L'assassino ha colpito ancora! Ehi, chi sei? Non ti muovere! Non serve fuggire! Senti, oh, il cazzo, eh. Merda! C'è qualcosa che non va. Ehi, tu! Vieni qui! Era uno sparo? Combatto gente come te da quando ho indossato l'uniforme! Ora basta! Più tardi verremo rune. Non vai da nessuna parte! Colpisci me, allora! Che aspetti? Colpisco forte. Non ti farmi paura. Vendetta. Non posso. Andiamo, va.
mia porta si sono presentati i celebri ladri, cacciatori di tesori e assassini in protezione, ma tutti sono morti implorando pietà dopo poche ore dalla loro cattura. Ok, siamo tornati di punto a capo. Volto intimidisce i nemici? O c'è la solo le tue paure? Insomma, dove cazzo devo lasciarlo? Alla carro.
Trova la macchina dell'elettroshock. Porta non solo fa la carrozza. Abbiamo finito di Elisir. Allora, Jinjin-Dosh è lì. Laboratorio. Un amuleto che non sappiamo dov'è. Come al solito, una runa che l'ha in fondo. Non c'è nessuno in servizio qui. La registrazione macchina si sta attivando. Presenza non autorizzata. La macchina è entrata in combattimento. Addio, vostra maestà. Almeno hai visto un po' del tuo impero. Un momento. C'era qualcuno qui poco fa. Dammi un secondo. Vado a dare un'occhiata. Stai buono tu, eh?
abbia trovato la mia camera da letto, anche se non dormo molto. Smetto mai di pensare. Bella, Karnak. Condizionare Sokolo. I miei sforzi per calibrare la macchina dell'elettroshock sono stati vani. La mia macchina lascia il soggetto in uno stato di infantilismo surreale, che è il contrario di quello che ho bisogno da Sokolo. Siamo bloccati dentro. Anche senza occhi con cui guardare il mondo, vedo molto. Un tempo quasi ogni cosa era nascosta. Tutto ha uno scopo. È tutto connesso, capisci? Brianna Ashworth. Ci si perde qua. No. Stato di identificazione generale. Quanti eventi all'opera, ognuno con la propria importanza. Con Delilah sorgerà un nuovo impero e tutte le antiche barriere verranno infrante. C'è molto da realizzare. I miei meccano soldati hanno fatto la loro parte, ma ognuno di essi costa più di quanto possa accumulare un uomo facoltoso in tutta una vita. Potrebbero volerci anni per trovare una soluzione da solo. Se riesco a convincere Sokolo. Ecco, così, più vicino. Sto aspettando. Lettera incompleta sul futuro. Sinceramente non nutro odio rancore verso Emily o suo padre, il mio protettore reale. Non mi è mai importato nulla di quei nobilotti di palazzo di Uol. Quindi come potrei parteggiare per l'una o l'altra imperatrice? Non è sbagliato presumere che le mie ragioni per sostenere il duca siano duplici. Desidero portare avanti la causa della filosofia naturale per il bene stesso della disciplina e mostrare agli idioti senza immaginazione dell'Accademia quella luce che loro stessi hanno quasi spento. Inoltre non sono estraneo ad atti di scelleratezza, anzi devo ammettere che ricavo da essi un certo piacere. Il mio obiettivo è eclissare coloro che sono venuti prima di me. Finalmente, maestà imperiale, mi hai trovato! Solo due persone hanno messo piede in questa stanza, il laboratorio più sofisticato delle isole. Sei tu, capisci? Quindi cerca di non rompere niente mentre muori. Lo sento. Meccano soldati! Eliminate l'intruso!
tuoi e finiamola di giocare al gatto e al topo. Ho un lavoro importante. Questo deve essere l'elettroshock di cui parlava Jane Dosh. La nostra registrazione indica incerta. Identificazione incerta. Un medico reso è a capo dell'Accademia di Filosofia Naturale. Ai tuoi tempi, ma lo registrazione di combattimento... Il mio... Kirin Jane Dosh. Okay. Seguendo un approccio letale generi più caos. Legarlo alla macchina dell'elettroshock.
c'è poca energia. Poca energia. Vabbè. Vaffanculo. Senti, va, ho capito. Ok ragazzi, il video si conclude qui. Commentate, mettete un like.